Benvenuti alla settimana politica di Video Backlet e di Open Gate Italia. Andiamo alle notizie di questa settimana. Meloni in Nord Africa per accordi sul gas, intercettazioni Meloni in conto a Nordio, via libera al nuovo invio di armi a Kiev mentre polemica su Zelensky e Sanremo, riforme istituzionali, non solo presidenzialismo, Meloni commissaria il partito romano. Quindi la premier in Nord Africa per accordi sul gas, è molto importante strategicamente il paese nordafricano. L'Algeria infatti ci dà tanto gas e a basso costo. La Meloni rilancia il piano Mattei che punta all'indipendenza energetica completa del nostro paese e alla trasformazione dell'Italia nel principale hub energetico. Del piano prevede il raddoppio del gas che arriva in Puglia tramite il TAP, nuove importazioni di gas liquido da Egitto, Congo e Angola. Trova il sostegno dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, anche lui presente in Algeria per la firma di un doppio memorandum tra il colosso energetico italiano e la Sonatrach. Intercettazioni, incontro tra Meloni e Nordio. Sappiamo che è un tema divisivo, molto divisivo per il nostro paese. Il terzo polo è favorevole, PD e 5 Stelle contrari, a fianco del ministro Forza Italia, tiepida Fratelli d'Italia, mentre molte sono le perplessità della Lega. La Meloni invita il Guardasigilli ad avere una posizione più morbida, ad affrontare il tema molto scivoloso durante l'arco del suo mandato. Però insomma, in un virgolettato riconosce che non possiamo più accettare quell'uso distorto degli ascolti che ha prodotto fughe di notizie senza rilevanza penale, gogne mediatiche e processi sommari nei confronti di persone che non erano nemmeno state indagate. La Camera approva questo martedì via definitiva il sesto decreto per l'invio di armi per tutto il 2023 in Ucraina, posizione ribadita a fianco di Kiev da parte della nostra premier durante la telefonata di mercoledì con i leader occidentali, lo statunitense Biden, il francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz e il primo ministro Sunak. Le riforme istituzionali tanto care e tanto importanti per il nostro paese, ciclo di consultazioni della ministra delle riforme Elisabetta Casellati con le opposizioni per trattare il tema delle riforme istituzionali. Nessuna apertura sul presidenzialismo tanto caro al centrodestra, soprattutto a Forza Italia e al leader Berlusconi. Il terzo polo punta ad un premierato, quindi maggiori poteri per il Presidente del Consiglio ed elezione diretta, contrario il PD che punta invece ad una riforma del bicameralismo paritario, una sfiducia costruttiva all'incremento dei poteri del Presidente del Consiglio, mentre il leader del Movimento 5 Stelle sostiene che occorre garantire maggiore stabilità degli esecutivi e rendere più efficace l'azione di governo. Ultima notizia, Meloni commissaria il partito romano di Fratelli d'Italia, nominato commissario fedelissimo Giovanni Donzelli al posto di Massimo Milani, che era vicino al vicepresidente della Camera Rampelli. Tra l'altro ci sono stati malumori per la mancata candidatura di Rampelli a governatore del Lazio in favore di Francesco Rocca. Il commissariamento non va giù a Rampelli, che rivendica il suo più che leale operato e chiede la revoca immediata del provvedimento. Questa era l'ultima notizia, noi ci vediamo la prossima settimana con la settimana politica.